E bentornati ragazzi a questa nuova recensione, a questo nuovo appuntamento con la linea Hellboy, dove prodotto dalla Mezco abbiamo qui con noi Hellboy. Ed eccoci qui ragazzi con il nostro ragazzo venuto dall'inferno che, come vedete, è ancora nel suo blister che andiamo subito a controllare. Blister relativamente semplice, tutto in plastica trasparente, in modo che vediamo bene la nostra figura, il suo accessorio. Qui la scritta HB2 perché appunto proviene dalla seconda serie, quindi dal secondo film. Dietro abbiamo altre figure appartenenti alla stessa linea, tutti i personaggi appunto che lo riguardano. Qui abbiamo il logo della Mezco e quindi ragazzi, per quanto riguarda la confezione non c'è nient'altro da vedere, quindi andiamo a vedere subito il nostro Hellboy e il suo buon samaritano fuori da essa. E siamo dunque pronti ad esaminare un po' più nel dettaglio questa splendida figura. Ragazzi, partiamo subito dal suo accessorio. Come dicevo, il suo buon samaritano, eccolo qui. Pistolone fatto decisamente bene, scolpito molto molto bene e anche dipinto alla grande. Qui, come vedete, anche questa gimmick è funzionale, quindi lo possiamo aprire in questo modo. Eccolo qui. Qui abbiamo scolpito anche un simbolo. Decisamente fatto bene. Poi veniamo al nostro Red, così come lo chiamavano nel film. Cominciamo ad esaminarlo meglio da vicino. Partiamo da questo splendido cappotto che devo dire è fatto veramente veramente bene, ragazzi, realizzato in questa gomma molto molto morbida e sottile, in grado appunto di piegarsi come meglio vogliamo. Qui abbiamo il colletto con tutte queste sfumature, il cappotto come vedete è di questo marroncino che si alterna di un paio di tonalità da quello più chiaro a quello più scuro. Molto buone le sculture presenti su tutta la superficie. Qui vediamo i bottoni, le asole, le tasche, le cuciture laterali sia lungo la parte che scende, così come qui su questo spolverino, si chiama così, boh. Comunque vabbè, copri spalle, colletto colorato di un marrone molto più scuro. Qui vediamo questi lacci anche sulle maniche. Veramente molto molto buono. La testa poi, eccola qui, questa è la versione con le corna tagliate. Esistono versioni con le corna lunghe, io ho scelto questa. Questo incorpora anche il sigaro. Come vedete, la somiglianza con l'attore, che adesso non ricordo come si chiama, è veramente veramente fantastica. Guardate che roba, sembra proprio lui. Buoni i capelli come sono stati scolpiti e colorati. Aprendo il cappotto vediamo qui il petto con quella che vuole essere una maglia di color nero. Molto buona anche la cintura con tutte le varie tasche, così come la fondina del buon samaritano, che come vedete è fatta veramente veramente bene. Anche funzionale perché è tranquillamente in grado di ospitare il pistolone del nostro Hellboy. Vediamo se riesco ad infilarcelo. Eccolo qui. L'unica cosa è che dopo non si chiude bene la parte superiore. Comunque, cappotto si chiude e non lascia vedere nulla. Scendendo vediamo anche i pantaloni, scolpiti anche questi molto molto bene.
guardate le numerose pieghe su di essi, con questo effetto dry brush che ne risalta appunto i dettagli, quindi un painting anche eccezionale. Ecco qui le scarpe, anche queste scolpite e colorate molto molto bene. Vedete qui i tacchetti, si vedono perfettamente anche i lacci. Poi abbiamo qui la mano con il guanto, mentre di qua abbiamo la manona a pugno chiuso, eccola qui con tutti i vari fregi scolpiti. Anche per quanto riguarda la mano, c'è una versione con il palmo aperto e una con il palmo e una a pugno chiuso. Passiamo a vedere le articolazioni: testa su sfera che può girare a destra, a sinistra. Guardare un pelino in alto, non di più per via dello scalto dei capelli, un po' meglio in basso e anche un leggero movimento laterale. Poi abbiamo le braccia che si alzano lateralmente di 90 gradi, singola articolazione al gomito che piega però di 90 gradi, rotazione al bicipite e mano su perno che ruota qui al polso. Quest'altro braccio ha l'unico difetto, chiamiamolo così, di non avere l'articolazione al gomito, nel senso che si sente un po' la mancanza di questa articolazione. Non capisco perché non gliela abbiano fatta, potevano tranquillamente fargliela, spezzando magari qui la continuità del, forse proprio per evitare questo, non ce l'hanno messa. Comunque va bene. Comunque anche qui il braccio ruota al bicipite e qui abbiamo soltanto la rotazione del pugno che comunque chiude verso l'interno e ruota i 360 gradi. Abbiamo questa articolazione alla parte superiore dell'addome e alla vita. Le gambe si alzano lateralmente fin qui, circa 75 gradi. Davanti stessa cosa e articolazione qui singola al ginocchio che piega tranquillamente di 90 gradi. Anche il piede può piegare in basso, in alto e lateralmente alla caviglia. Anche la coda, come vedete, è articolata, se non sbaglio ha due articolazioni, una praticamente al sedere, sì, eccola qua su, quindi su perno, e un'altra più in basso, eccola qui, alla fine della coda. Quindi diciamo che per quanto riguarda le articolazioni, il nostro Hellboy sta messo decisamente bene. Andiamo a dare una misurata veloce e stiamo sui 18 centimetri e mezzo circa. Bene, amici, si conclude qui questa recensione di Hellboy. Intanto io, mentre vi saluto, gli metto il buon samaritano in mano, che come vedete lo impugna veramente bene col dito al grilletto. Eccolo qua. Non dimenticate, ragazzi, di iscrivervi al canale, commentate, lasciate un like se la recensione vi è piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e dal Boy.